Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Questo è il video dedicato ai miei regali di Natale. Per la prima volta, vi mostrerò anche quelli che ho ricevuto, per la mia pequeña. Devo dire che, molti ovviamente glieli ho dati e altri sono riuscita ovviamente a portarli qui a mostrarveli. Ma ci tenevo prima di tutto a ringraziare tutte voi che mi avete non solo inondata di messaggi, veramente di messaggi meravigliosi, sia su Instagram, Facebook, privatamente, e avete reso questo Natale, ancora più speciale. Veramente è stato un Natale bellissimo, un Natale dove non avevo aspettative, ed è stato forse meglio così perché l'ho vissuto veramente meravigliosamente bene. La pequeña è stata benissimo. E avevo paura che potesse avere un po' di malinconia, invece sarà stata l'atmosfera, comunque stare in famiglia, il fatto che lei ha giocato, è stata in compagnia, ovviamente coccolata, riempita di giochi, è stato veramente un Natale meraviglioso e questo l'ha reso tanto tanto felice. Volevo che fosse il suo primo Natale più bello in assoluto, diciamo ce ne saranno tanti e tanti 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 altri meravigliosi, ma volevo che questo per lei fosse speciale e quindi ho cercato di medesimarmi un po' anche nella favola del guardare con gli occhi di un bambino ed è stato veramente bellissimo. È vero che il Natale è per i bambini, ragazzi, veramente vedere nei loro occhi lo stupore, la gioia, la felicità è qualcosa di veramente meraviglioso. Veramente è stato unico e irripetibile. Allora, detto questo, eccomi qui, e veramente ci tengo ancora a ringraziare tutte voi per il vostro meraviglioso affetto e adesso sono pronta a mostrarvi i miei doni che mi hanno scaldato il cuore. Allora, prima di tutto, questi sono stati due regali che ho ricevuto da una mia carissima amica Anna, eccoli qui nel loro ovviamente scatolino e sono uno per me e uno per Luciana che lei quando ovviamente l'ha visto ha detto mamma, ma poi noi lo scambiamo, lo teniamo io una volta tu e quindi ecco qui, questa è una catenina con i cuoricini e le stelline, che veramente un amore, poi col blu sapete essere il mio colore preferito, e l'altro invece, guardate, meraviglia delle meraviglie, eccolo qui, un fiocco di neve stupendo, veramente stupendo, quindi non so come me lo sono, diciamo, mantenuto prima di mostrarvelo, perché non vedo l'ora adesso di indossarlo subito. Poi la mia amica Teresa mi ha fatto sempre due regali, due cose della Thun, perché io sapete quanto amo, diciamo tutto quello che concerne il mondo Thun, e mi ha regalato l'angelo in edizione limitata di questo 2021, che sarà un anno che mai più, diciamo, ci sarà un anno così meraviglioso, ce ne saranno tanti altri. Però questo 2021 resterà indelebile nel mio cuore. E poi per la pequeña, questo Babbo Natale con la pallina di Natale e la neve, guardate che bello. A me hanno sempre affascinato moltissimo le palle di Natale e con tutta la neve, non so, misto tra malinconia, nostalgia, tristezza, felicità, qualcosa che deve arrivare, quindi stupore e mi piace veramente moltissimo guardarle, starei ore e ore a girarle. E ora che ci penso, Luciana mi ha chiesto una clessidra perché le piace vedere, diciamo, il tempo che scorre attraverso ovviamente la polvere, quindi chissà, poi gliela prenderò. La mia amica Anna invece mi ha regalato una scatola di Charlotte Tilbury.
e ho avuto veramente tantissimi doni all'interno. Non vi aprirò tutto perché sennò diventerebbe un video lunghissimo, però ve li mostrerò poi in azione. Innanzitutto la Instant Eye Palette, la Smokey Eyes, stupenda ragazze, veramente meravigliosa. Io le colleziono e le amo, le utilizzo e veramente le adoro, una più bella dell'altra con questo nero luminoso e questi sono ovviamente tutti i colori, ma poi ve li mostrerò in azione. Mi ha regalato la Retro Palette di Natasha Denona, mamma mia ragazze, mamma mia, un regalo meraviglioso. Aspettate, vediamo se riesco ad aprirla, sì. Ecco qui perché ho paura di far cadere tutto che è in bilico. Si presenta così. E questi sono. Mamma, ma che spettacolo sono! Che spettacolo sono! Stupendi, veramente stupendi. Non vedo l'ora di provarla e di metterla subito all'opera. Mi ha regalato poi sempre di Charlotte Tilbury tutta la linea, a partire innanzitutto una collezione veramente bellissima. E questa è la matita per le labbra. Ecco qui io già le conoscevo e veramente le adoro. Mi ha regalato il matitone duo color panna con questo marrone intenso. Mi ha regalato il rossetto, questo così leopardato. Vabbè, stupendo, solo il packaging meraviglioso. Guardate, un colore, mamma mia, non, cioè, non so come io abbia resistito a non indossarli subito. E poi gli altri due, uno veramente, ragazze, più bello dell'altro. Aspettate perché io poi per mostrarveli non li ho aperti. Ecco qui, questo nel classico packaging in oro. Eccolo qui, il Fabulous. Stupendo, mamma mia. Mamma mia ragazze, che cosa non è? E la Youth Glow, la Brightening, quindi questo prodotto lo conosco già, mi piace molto. E ancora ragazze, in questa scatola veramente ho trovato il piccolo rossetto, guardate che chicca, meraviglioso, meraviglioso. E infine, vabbè. Veramente sono stata felicissima a dir poco. Il mascara che già conoscevo e la Nude Gasm Face Palette. No, vabbè, ragazze. Veramente qualcosa di splendido questa palette. Un regalo meraviglioso. E qui trovate sia gli illuminanti sia volendo un blush che le terre. Bellissima, veramente bellissima. Farò un make-up completo e ovviamente poi ne parleremo insieme. Io adesso sto veramente mettendo tutto in ordine perché sennò veramente c'è il caos e non riesco più veramente a capire nulla. Allora, la mia amica Luciana mi ha regalato un percorso in una spa che ci voleva proprio e quindi mi ha fatto arrivare il cadeau attraverso un biglietto e credo che sicuramente nel mese di febbraio barra marzo andrò comunque a farlo anche in previsione delle belle giornate e poi per la pechegna questa magliettina molto molto carina di Petit Bateau con questo colore che lei che è bruna con capelli scuri, occhi scuri, veramente ci sta benissimo, non vedo l'ora di indossargliela. Poi lei quando sono tornata dalla Colombia mi ha regalato anche un giubbottino felpa blu, quindi ci sta veramente benissimo. Sara, a cui mando un bacio grandissimo, Sara Cosmesi, che trovate qui su YouTube, chi è che non la conosce? Allora, prima di tutto, per la pechegna mi ha regalato questo pupazzo, guardate che carino di Trudy, troppo carino. E poi, sempre per Luciana, me contro te, un gioco che stasera
finalmente le potrò dare perché volevo mostrarglielo. E poi mi ha regalato questa pochettina deliziosa di Yves Rocher, dove all'interno ci sono un sacco di prodotti di Balea e Yves Rocher, smalti, creme, prodotti per il corpo. Eccoli qui, che io ovviamente di Balea mi piacciono molto, la crema per le mani. Poi mi ha regalato gli smalti, mi ha regalato le creme per il corpo sempre di Balea, l'illuminante di Brochet, quest'altra crema sempre per il corpo, ma ovviamente non solo questo, un cofanetto di Soa Sardinia che mi piace veramente moltissimo con il rullo di Giada, aspettate che ve lo voglio mostrare senza farla cadere, ecco qui. Questa è la crema anti-età per il viso, si presenta così, crema viso anti-età con il suo ovviamente rullo di Giada. E per terminare ancora un libro che poi leggerò a Luciana, un libro per l'infanzia che si ispira potenziale coraggio. Che ispira potenziale, coraggio e forza. Perché sei speciale? Questo veramente non vedo l'ora di iniziarlo a leggere e poi farlo leggere alla mia pechegna. E per terminare, le maschere di Balea anche limited edition, quindi queste che questa la conoscevo già e le altre. E quindi questo è il regalo di Sara, a cui ancora mando un bacio e ringrazio. Poi, questo invece è un regalo da parte di una mia carissima amica, Michela, dove mi ha fatto tanti pensierini diversi, a partire dalla lettura, perché sapete quanto io legga tantissimo, e mi ha regalato il piccolo tiranno, ecco qui, dedicato sempre ovviamente alla crescita dei bambini. Non solo amore, i bisogni psicologici dei bambini, che mi piace moltissimo addentrarmi in questi argomenti, e cuore di mamma e papà. Quindi questo è un periodo un po' più tranquillo anche in celletta, sicuramente avrò modo di leggerli. Poi mi ha regalato un po' di prodotti low cost, perché sa che mi piace sempre provare questi brand, a partire prima di tutto da Catrice l'illuminante. Queste credo che facciano parte delle collezioni autunnali e natalizie. Il mascara di Max Factor, Voluptuous Lash Effect, e poi ovviamente lo andremo a provare insieme. Mi ha regalato la Brighten Up che io conoscevo già e che so che spesso è introvabile, e mi piace moltissimo di Essence. Il blush di Catrice, questo tono bellissimo, quindi non vedo l'ora poi di provarlo e di mostrarvelo. Un pennello per la manicure, questo. L'eye primer, ecco questo lo volevo provare di Catrice, molto molto chiacchierato. Il fondotinta di Astra, il Transformist, eccolo qui, che funge anche da correttore. E la palette contouring di Douglas, aspettate che ve la apro così la potete tranquillamente vedere, veramente ecco qui, molto carina, io qua già l'avevo swatchata per sentire la consistenza. E poi quattro smalti di Catrice. Questo nella colorazione dell'oro, poi mi ha regalato il glitter e un color fango, e per concludere un rosso bordeaux che poi proverò subito. E quindi ringrazio te, Miki, veramente mi hai fatto un regalo bellissimo. Poi la mia amica di Monza, Rosy, mi ha regalato per la pechegna questa maglia di Armani che mi piace veramente troppo. È veramente un amore con tutte le matite, bellissima, anche, non lo so, nella mia testa un significato, mi piace molto molto. E poi, come se non bastasse, mi ha regalato di Borbonese
portachiavi che io ho deciso di mettere vicino alle chiavi della mia celletta perché mi piace moltissimo. Volevo già cambiare quello che avevo e quindi eccolo qua. Veramente carinissimo, leopardato, è veramente un amore, molto molto chic. La mia amica Maria Elena da Stefania, che poi vi lascio giù i riferimenti della sua bio profumeria, ha preso un prodotto che sapeva che io desideravo e che da tempo volevo prendere, la Radiant Shield di Madara SPF 15. Ve ne ho parlato più volte, che è una sorta di crema colorata CC cream che dona una compattezza al viso e un'antietà. E quando l'avevo chiesta a Stefi nel periodo estivo, prima che io partissi per la Colombia, era terminata e lei ovviamente me l'ha regalato. All'interno del pacchetto ho trovato il fluido di Madara da giorno, io ho provato la crema, proverò il fluido, ho trovato poi la crema da notte rigenerante, ho trovato poi dei campioni così da poterli poi provare, e sono questi qui di Mossa e ovviamente di Madara. Madara, che sono le drop, queste goccine che avevo già provato. Ho trovato di Natura Equa la crema contorno occhi e poi sempre di Natura Equa la crema per il viso e di Mossa il lacrimus, che io comunque ho perché sempre Maria Elena me l'ha regalata, e quindi sono stata veramente felicissima perché non me l'aspettavo, veramente non me l'aspettavo. Lei aveva avuto già un pensiero per la pequeña che avevo già dato e quindi non ho da mostrarvelo, e questo che poi è arrivato dopo, e sono stata veramente super felicissima. La mia amica Steffi invece, che ha la bioprofumeria, e vi lascio poi giù tutti i suoi riferimenti, mi ha regalato sempre per la pequeña non solo ovviamente questo bellissimo gattino di Trudy, veramente bellissimo, anche mi ha fatto trovare per la Befana una calza bellissima, non me l'aspettavo. E per me invece le maschere, ecco qui, queste non le conoscevo, quindi veramente non vedo l'ora di provarle. Una lotion della linea di Benton, questa è una lotion giapponese, quindi sono veramente, credo che sia giapponese perché leggo tutto qui giapponese, e sono veramente, sì, comunque sì, coreana forse, non vedo l'ora di provarla. E poi veramente tantissimi campioni e gadget. Allora, a partire innanzitutto da Mossa, che è un brand che a me piace veramente tanto. Guardate che qui mi ha mandato tantissimi prodotti, tantissimi campioni, il balsamo, la crema colorata, la maschera enzimatica, l'esfoliante, quindi veramente tantissimi campioni da provare. Di Natura Equa il balsamo per i capelli. Io non amo tanto i prodotti bio per i capelli, però comunque proverò. Qui c'è sempre il balsamo più l'altro di Mossa. Poi mi ha regalato di Eteria, che voglio provare i due profumi, Whispering Rouge e Deepest Floral, quindi non vedo l'ora subito di provarle. E poi c'è sempre sì qui un balsamo per i capelli di Mossa, e poi due gadget veramente molto molto carini, questo di proprio la matita, e questo è la candela di Natale. Quindi ti ringrazio ancora tantissimo. Questo è il suo biglietto, Malia Bioprofumeria, quindi profumeria, e vi lascerò poi giù tutti i suoi riferimenti. La mia amica Silvia, in questa bellissima scatola, mi ha regalato, così lo apriamo insieme, vari prodotti, e sono stata veramente felicissima, a partire da questo piccolo presepe che terrò tutto tutto l'anno sul mio comò bellissimo.
La Nuxe, la crema per le mani e le unghie, quindi la crema per le mani. Rev de Miel che avevo terminato e che mi era piaciuto moltissimo. Questo è uno dei prodotti che veramente mi è piaciuto tanto della Nuxe. Poi il primer di Too Faced, questo non l'avevo mai provato. Di Laneige, la maschera per il viso, anche questa non l'avevo mai provata. Mi piace provare tutti questi prodotti così anche poi da farmi un'idea, da recensirveli, anche per capire come sono, dato che li sento spesso chiacchierati qui su YouTube e non solo. La maschera per il viso di Glory Sip, mi sembra che sia questo qui, sì, al retinolo, proverò e vi farò sapere. Questo di Charlotte Tilbury, il prodotto per le labbra, la tinta, proverò e vi farò sapere. Delle maschere di Sephora, eccole qui, queste che comunque io conoscevo già, non tutte ma le conoscevo già. Poi un balsamo senza risciacquo, una crema sempre per le mani di Aveda, questa la conoscevo già, un balsamo per le labbra al cocco. E questo appena l'ha visto Luciana ha detto: Mami, che lei ama i balsami, me li chiede in continuazione i miei più da avere tutti per lei, chissà da chi avrà preso. Va bene, poi un trattamento Good Genesis per il viso, vi farò sapere. Un olio per viso, corpo e capelli dell'erbolario al cocco, deve essere una fragranza meravigliosa. E per concludere un rossetto matte e un rossetto della linea di Revlon di questa nuance. E poi ovviamente vi farò vedere tutto e li proveremo insieme. Ragazze, ancora non perché siano gli ultimi, unicamente perché li ho un po' sparsi. Allora, ho avuto da una mia carissima amica questa bellissima cornice, e proprio per mettere una foto all'interno me e Luciana, e lei me l'ha regalata proprio perché ha detto la devi tenere sul tuo comodino. È veramente un bellissimo regalo, Benny, lo sai, mi hai fatto felicissima. La mia amica Elisabetta invece, un completo spa di Douglas, doccia schiuma, latte, la crema per il corpo e lo scrub, quindi sono veramente contentissima. E c'è anche la schiuma, non vedo l'ora di farla provare anche alla mia pechegna, perché anche lei dice sempre: Mami, che bagno schiuma oggi usiamo quando facciamo la doccia insieme. Poi gli ultimi due. Allora, questo è della mia amica Jenny e mi ha regalato, che poi è stato proprio il primo regalo di Natale ricevuto, di Westermann Atelier, gli illuminanti e non solo, sono dei piccoli stick comodi anche da viaggio. Questo è l'illuminante, poi con una punta di rosato, questo è il blush, quindi io già ho provato per vedere perché ero super curiosa. E poi questo è il bronzer, quindi vedete che si può usare anche volendo come blush, veramente pratico, comodo, piccoli da viaggio, quindi devo dire che mi è piaciuto moltissimo. E poi di Tata Harper tutta la linea dedicata al viso, contorno occhi, il siero, la maschera, l'olio, la crema da giorno e il detergente. Anche se è un brand super chiacchierato, quindi veramente non vedo l'ora di provarli e poi ovviamente vi racconterò che cosa ne penso. E per ultimo, ma non per importanza, della mia amica Pami, mi ha regalato prima di tutto per
per Luciana, la collezione di libri di Harry Potter dal primo all'ultimo sono stata felicissima. Abbiamo iniziato proprio ieri a leggere il primo. Veramente lei è entusiasta perché ha visto il primo episodio. Credo che ne faremo vedere un altro e poi non so se continueremo perché non voglio che si possa un po', diciamo, spaventare. L'ordine della Fenice, mi sembra che si chiami. Sì, non mi vorrei sbagliare. Vabbè, comunque io con i nomi, sapete, anche quando leggo me li dimentico. No, non è l'ordine della Fenice. Vabbè, comunque non mi ricordo. E abbiamo visto il primo, lei già ha detto: "Mammi, ma come mi piace Harry Potter". Devi ancora vedere. E poi a mano questo piccolo, ovviamente gattino, e attorno c'era il braccialetto con scritto Luciana. Una cosa veramente deliziosa, deliziosa. A me invece ha regalato questo fermacellulare, catenina con il mio nome, li fa proprio lei, quindi poi vi lascerò il link di Instagram dove potete andarla a contattare e mi piace moltissimo. E il braccialetto era uguale, scritto Luciana, e lei se lo tiene custodito gelosamente, guai chi li tocca. E poi la tuta di Ocean's Apart, che io appena gliel'ho vista addosso ho detto: "Pami, ma quanto è bella questa tuta!" Ed eccola qui, che colore mi poteva prendere se non un total black, e il pantalone ovviamente è nero. E quindi io sono un amante delle tute in tutte le sue forme. Non vi nego che il giovedì, per esempio, vengo a lavorare in tuta, ovviamente tute adatte per andare al lavoro. Non sempre questo, ma quando per esempio ho una brutta giornata, quando so che poi dopo ri devo rientrare a casa, non ho voglia di cambiarmi, ci sta tutta. E quindi sto diventando un addicted delle tute in generale. E quando gliel'ho vista lilla, che è il suo colore preferito, ho detto: "Pami, mamma mia, ma quanto è bella questa tuta!" E poi dopo una settimana mi è arrivato il regalo. E quindi, ragazze, questi sono stati tutti i miei regali che ho ricevuto da tutte le mie amiche. Luciana poi, per esempio, da Anna ha ricevuto anche una Barbie bellissima e ha ricevuto veramente tanti altri regali anche da altre mie amiche, ma che poi gli ho consegnato perché ovviamente la sera io ho l'abitudine di portare a casa i pacchi che arrivano in celletta. Perché qui non mi piace aprirli, non mi gusterei il momento, e ovviamente ora c'è lei con me ad aprirli sul letto, i piccinilli che vengono tutti vicino, e ormai ovviamente li apriamo insieme, è una cosa bellissima, mi emoziono solamente a dirlo, è incredibile. E quindi tanti ovviamente glieli ho dati, alcuni ho detto: "Dai amore, fammi fare il video", però adesso stasera questi glieli do tutti. Bene ragazze, spero di avervi tenuto un po' compagnia. Spero che questo video vi abbia fatto piacere. Noi, come sempre, ci vediamo al prossimo e nel frattempo vi ringrazio veramente tantissimo della vostra compagnia e di essere state con me fino adesso. Un bacio e alla prossima!